Dopo gli sbarchi nel porto di Livorno, ad Arezzo si fa il punto sull'accoglienza a migranti con una riunione che ha visto arrivare presso il palazzo della prefettura sindaci e attori del terzo settore. Sì, un punto di situazione sugli arrivi dei migranti e con tutti gli attori in campo per pianificare un po' anche quelle che saranno le prossime mosse nei prossimi giorni. 346 migranti a bordo della Geo Barents di Medici Senza Frontiere arrivati in Toscana, il 10% arriverà ad Arezzo. Alcuni comuni però hanno precisato che la misura nei loro territori è colma, come il caso di Castelfocognano, Chitignano e Talla. Nel comune di Castelfocognano ne abbiamo circa 50 in un comune che conta 2.950 abitanti. Insomma, noi purtroppo le strutture nostre sono al collasso, non credo che si riesca ad aumentare il numero di quelli che abbiamo, anche perché non credo che possano mettere 10 persone dentro un appartamento oltre quelli che già ci sono. Su un paese che conta neanche 900 anime siamo oggi a circa 26 migranti. Vengono lasciati lì nelle strutture senza fare niente dalla mattina alla sera, quindi stanno tutto il giorno a sedere nel resede della struttura oppure a giocare a calcio nel campino del comune. Questo è quello che loro fanno. Se questa è integrazione, io non mi sembra. Il prefetto ha chiesto di individuare nuove strutture di accoglienza, altrimenti si rischia di dover destinare nuovi arrivi sempre negli stessi comuni. La carenza di situazioni alloggiative è quella che determina poi il dover scegliere dove inviare i migranti. Quindi ampliando questa offerta è chiaro che c'è una maggiore distribuzione sul territorio.